Un 22enne e un 19enne sono stati fermati e segnalati dai carabinieri di Barsi poiché trovati in possesso di piccole quantità di marijuana. A Borgotaro scoperti altri ubriachi al volante. Il Consiglio Comunale di Pontremoli ha votato a maggioranza un documento contro la realizzazione del progetto di eolico industriale sulle montagne tra il Passo della Cise ed il Cirone. Si terranno domani nella chiesa di Sant'Antonino a Borgotaro i funerali di Rossella Bordi, 50 anni, venuta a mancare ieri all'affetto dei suoi cari. La salma sarà tumulata poi a San Pietro. Si intitola Valtaro Valceno, diamo i numeri, la diretta in programma domani sera sulla nostra emittente condotta da Mauro Del Grosso che analizzerà alcuni argomenti scottanti. Si è conclusa con successo la manifestazione Puliamo il Bosco organizzata dal Consorzio Forestale La Rocchetta di Albareto, coinvolto anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Calcio, il Bardi giocherà i play-out con il Boca Barco per rimanere in prima categoria. Ieri la Valtarese ha vinto contro il Sant'Ilario e Mori è stato proclamato capocannoniere con 19 reti. Buonasera, buon lunedì telespettatori di RTA, bentrovati al telegiornale. Un 22enne e un 19enne sono stati fermati e poi segnalati dai carabinieri della stazione di Varsi poiché trovati in possesso di piccole quantità di marijuana. Invece a Borgotaro altri due uomini sono stati fermati e denunciati poiché trovati alla guida in stato di ebbrezza alcolica. Il servizio. Un 22enne e un 19enne sono stati fermati e segnalati dai carabinieri di Varsi quali assuntori di stupefacenti. Entrambi residenti in un altro centro della provincia sono stati fermati dai militari durante un normale posto di controllo. I due giovani si trovavano in auto con una terza persona. Ad insospettire i militari l'eccessivo e ingiustificato nervosismo dei primi due, che così hanno provveduto ad eseguire verifiche più approfondite, sottoponendoli a perquisizione personale e rinvenendo rispettivamente due involucri contenenti 0,4 e 0,8 grammi di marijuana. La droga è stata posta sotto sequestro ai due ragazzi segnalati per detenzione ad uso personale di stupefacenti. Il terzo giovane che si trovava alla guida della vettura è risultato invece del tutto estraneo alla vicenda. A Borgotaro i militari dell'aliquota radiomobile della compagnia hanno denunciato a piede libero un 51enne e un 38enne, entrambi residenti in altri comuni, per guida in stato di ebbrezza alcolica. I carabinieri, intervenuti in due distinte circostanze, in due luoghi dove erano stati segnalati incidenti senza feriti, constatavano che i due, alla guida delle proprie auto, erano usciti dalla sede stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze. Constatato che entrambi apparivano in evidente stato di ebbrezza alcolica, sono stati sottoposti ad accertamenti tecnici e risultati con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Immediato il ritiro delle loro patenti di guida con decurtazione complessiva di 20 punti, mentre le vetture, entrambe di proprietà dei conducenti, sono state sequestrate ed affidate in custodia giudiziale, mentre gli uomini sono stati segnalati all'autorità giudiziaria. Venerdì 17 maggio il Consiglio Comunale di Pontremoli ha votato a maggioranza un documento contro la realizzazione del progetto di eolico industriale sulle montagne tra il Passo della Cisa e il Valico del Cirone. Voti contrari 8, tra i quali quello del sindaco Lucia Baracchini, voti favorevoli 4, un astenuto. Con questa deliberazione, dice la Cisatel, il Comitato Interregionale Salvaguardia dell'Appennino Tosco-Ligure Emiliano, attraverso il suo rappresentante per l'Emilia Ivano Vignano, sarà più difficile ora per gli speculatori dell'eolico mettere le mani su uno dei crinali più belli e più ricchi di storia del nostro Appennino. Con il pronunciamento del Comune di Pontremoli si allunga la lista delle amministrazioni, ricordiamo Bardi, Compiano e Berceto, contrarie alla devastazione paesaggistica con tutto quello che ne consegue causata da questo tipo di impianti industriali a danno delle nostre montagne, lasciando sempre più isolate quelle amministrazioni come Borgotaro, Albareto e Tornolo che continuano invece a sostenere questi progetti. Cambiamo argomento, questa sera all'Auditorium Mosconi di Borgotaro si parla di Siria, una tragedia vicino a casa. Dopo l'incontro che si è tenuto oggi pomeriggio con i volontari presso la sede dell'assistenza pubblica, ora questo nuovo appuntamento al Mosconi alle ore 21 con ingresso libero. Interverranno il sindaco di Borgotaro Diego Rossi,
Damaso Feci del Comitato InterSOS di Borgo Taro, Annalisa Roveroni del Comitato Valtaro Valceno Emergenza Siria, ancora Davide Berruti che è un operatore umanitario nel campo profughi di Zatri in Giordania, Don Angelo Busi, parroco di Borgo Taro. Seguirà un dibattito mentre le conclusioni saranno affidate al vicepresidente della provincia Pierluigi Ferrari. Si è spenta a soli 50 anni dopo una malattia Rossella Bordi di Borgo Taro. I funerali si terranno domani, martedì 21, partendo alle ore 14 dall'abitazione in località Cavanna 94 per la chiesa parrocchiale di Sant'Antonino. Al termine del sacro rito la salma sarà sepolta nel cimitero di San Pietro. Il Santo Rosario sarà recitato invece questa sera alle 20:30 sempre presso la chiesa parrocchiale di Sant'Antonino. Rossella Bordi lascia la mamma Maria, il papà Tonino, l'amato Antonio, la sorella Cinzia con Roberto e gli adorati Nicolai e Francesca. Ai familiari di Rossella Bordi le più sentite condoglianze da parte di RTA. Domani, martedì 21, è la giornata dell'arte che si svolgerà a Palazzo Imbriani a Borgo Taro. La classe seconda E dell'Istituto Zappafermi sta collaborando alla realizzazione della edizione 2013 dell'Expo Taro Ceno che si terrà a Compiano il prossimo 24 e 25 agosto sul tema Il Bosco e la Terra. Gli studenti che negli scorsi mesi, tre per l'esattezza, hanno realizzato le schede della specie arborea delle valli del Taro e del Ceno ed ora stanno lavorando con il supporto del laboratorio telematico per il territorio alla redazione di una grande carta delle nostre valli con evidenziate le zone boschive e la distribuzione delle specie arboree presenteranno il loro lavoro. Nel corso della giornata dell'arte parleranno anche i tre ragazzi che hanno preso parte allo stage scolastico presso l'Hospice La Valle del Sole. Durante il prossimo mese di giugno, in concomitanza con il mese del concorso Borgo Taro Comune Fiorito, che culminerà con il Mercatino del Fiore sabato 29 giugno in Piazza Manara, l'assessorato al turismo promuove dei corsi legati ai fiori e alle composizioni floreali. Si tratta di tre appuntamenti per adulti ed uno tutto dedicato ai bambini. Si comincia giovedì 13 giugno con la realizzazione di un centro tavola dalle 14:30 alle 17:00, poi giovedì 20 giugno decoro con fiori e frutta, sempre dalle 14:30 alle 17, mentre il 27 giugno un bouquet per la mia casa ancora dalle 14:30 alle 17. Poi invece si cambierà sabato 29 giugno il laboratorio per bambini, il mio quadro fiorito dalle 16 alle 18, dagli 8 anni in su oppure accompagnati dai genitori. Il costo del laboratorio è di 15 euro per gli adulti e 10 per i bambini. Ogni partecipante dovrà portare al corso fiori, frutti e arbusti a propria discrezione. L'insegnante sarà Rosi Melio Modei, artista nelle composizioni floreali, insegnante di arte floreale, diplomata SIAF, Scuola Italiana dell'Arte Floreale. Per informazioni potete contattare l'ufficio turistico borgotarese allo 0525 96 796.